ragazzi del channel, abbiamo come ospite questa sera l'amico Dario, come giocatore di Newcastle ormai da quante stagioni? 16. Io boh. Sì. No, dai, 15. Ah, ecco, da 15 stagioni. Abbiamo cercato di fare qualche domanda per capire un po' meglio questo giocatore così enigmatico. Dice che a me muore. Allora, una qualità degli allenatori con i quali hai vinto 3 campionati, il Seba, il Gianni e Sergio. Sergio è un grande, Gianni è un medio. Grande non è una qualità. Gianni è un medio, il Seba è un piccolo. Allora, sul Seba piccolo siamo d'accordo. No, fatti scherzi. Seba, diciamo che è bravissimo a gestire il gruppo e malgrado tanti giocatori a sua disposizione. Gianni ne sta un po' il primo, diciamo, figura paterna, diciamo, come allenatore, perché sta il primo giocatore più, cioè allenatore, diciamo, anziano tra virgolette, e sta bravissimo comunque anche a lui a gestire malgrado il gruppo che era striminzito. Sergio è stato il primo professionale che abbiamo avuto come allenatore un po' serio, preparato tecnicamente in questa squadra. Comunque tutti e tre bravi. Grazie. Ribadisco, sei un grande. Seconda domanda, è più facile marcare Fiocco Davide o Fiocco Iman? Guarda, Davide l'ho seccato, non l'ha più giocato a Londo. No, fatti scherzi. Fiocco Davide era bravissimo e difficilissimo da marcare perché era imprevedibile, anche se non era velocissimo, però era bravissimo col pallone tra i piedi. Era secondo me più difficile da marcare, più come punta. Davide era più una punta, invece Ivan lo vedo più come mezzala o mezza punta, anche se è più difficile da marcare Davide, confermo. Benissimo. In grigio blu hai vinto il primo campionato che eri già vecchio. Sì, confermo. E quando è che smetti? Lì è un problema, perché a me dire che abbiamo muoio, non sta mia smettere, perché mi serve martedì e giovedì liberi. E quando è che smetti di dire cazzate? Questo mai. Benissimo. Questo non succederà mai. Benissimo, grazie a Dario, complimenti ancora. Grazie. Ciao, grazie. Dai che vuole allenamento. Oh, prego. Eccoci nuovamente a Newcastle Channel, siamo in compagnia del Seba, l'allenatore che da quest'anno ha preso le redini della squadra. Facciamo le solite domande di rito anche al nostro ex capitano. Allora Seba, riesci a trovare le analogie e le differenze tra le tre promozioni che hai vissuto? Analogie, sicuramente tutte e tre le promozioni derivavano da tre gruppi molto forti. Non devi dirlo a me, ma devi dirlo agli amici a casa. E quando il gruppo è forte e la società lavora bene, i risultati arrivano. E questo ha fatto sì che in tutte e tre le occasioni siamo arrivati fino in fondo. Differenze, forse questo ultimo gruppo di quest'anno è più omogeneo verso un'età inferiore, abbiamo più giovani, c'è stato un ricambio, insomma. Una società che guarda il futuro. Una società che pensa sempre avanti, sicuramente. Benissimo. E certe emozioni come si vivono in campo da giocatore e da allenatore? Direi completamente diverse. Sicuramente da giocatore, sotto certi punti di vista, era molto meglio. È finita la partita, si era rilassati, tranquilli, le domande che ti venivano in mente in quei momenti lì duravano le 2-3 ore al bar dopo. Adesso da allenatore direi che le domande continuano per 24 ore, per 7 giorni. Grande professionalità. A chi dedico questo trionfo? Questo trionfo a tutti quelli che vogliono bene a Newcastle. E sono tanti. Sono tanti. Sono più importanti le orecchiette del Tony o il pesce del Bombergiare? Domanda difficile. Questa domanda la sentivo nell'aria già da giorni. Ho avuto modo di prepararmi e pensandoci bene direi che le orecchiette del Tony cucinate da Fiorini, indimenticabili. Benissimo, grazie a tutti e alla prossima. Benvenuti con un nuovo protagonista a Newcastle Channel, siamo in compagnia del Pollo.
colonna di praticamente portante di tutti questi anni del Newcastle. Pollo, vincere è sempre difficile. È meglio quest'anno da coprimario o 12 anni fa da protagonista? Ti aspettavi questa domanda? No, questa domanda no, anzi è interessante. Allora, coprimario è un po' esagerato, nel senso che 12 anni fa la protagonista, quest'anno da coprimario è esagerato. Sì, nel senso che ho giocato poco perché c'era gente valida e quindi va bene così. 12 anni fa è stato 12 anni fa. 12 anni fa. 12 anni fa, però 12 anni fa, e quindi sono importante esserci ancora. 12 anni. Certo, giusto. 12 anni. Bene. Giusto. Hai vinto con tre allenatori diversi. Sì. Cosa hai trovato in comune tra il Seba, Gianni e Sergio? Seba, Gianni e Sergio. Allora, in comune l'entusiasmo e la passione per il Newcastle. In comune? Era comune, però se l'entusiasmo, sì. L'entusiasmo per il Newcastle. Un aggettivo per i tre allenatori? Un aggettivo, la passione. Non so se è un aggettivo, la parola passione. E cos'hanno invece di completamente diverso? Completamente diverso, allora direi caratterialmente, allora non saprei, adesso sta domanda di diverso, te lo cogli impreparato. Lo schema. Giustamente. E meglio i tacchi del base, i dribbling del Cianda o i cartellini di entrambi? Alla parola puzzle me la prendo. Mercato non potrei fare. Alla parola puzzle me la prendo, che sta ai tacchi del puzzle, non c'è nulla nel calcio. Nulla. Il puzzle resta unico. Grazie ancora, siamo ancora qui con Newcastle Channel, abbiamo qui di fronte il signor Toffali, rappresentante della società. Signor Toffali, la prima promozione da titolare, la seconda da panchinaro, la terza da dirigente latitante, come sono state? Allora, le promozioni sono ovviamente tutte importanti, specialmente quelle programmate. Diciamo che la prima, da titolare e protagonista, è stata sicuramente la più emozionante. La seconda, che è stato frutto di un caso, perché siamo sempre stati a fine del giro d'andata, eravamo meno 11 mi sembra, la prima, quindi è stato un po' abbastanza casuale. La terza, da dirigente latitante, in realtà è stata forse la più bella, perché programmata in estate, fortemente voluta dalla società, non mi si addice il latitante, in quanto sono sempre stato presente dietro le quinte, e al campo ho lasciato andare i gregari, quindi vicepresidente e presidente, i quali mi informavano ogni giorno di tutto quello che accadeva. E tra le tre comunque ritengo che l'ultima, proprio perché è programmata, sia quella che dà più soddisfazioni. Quale gruppo secondo te è più forte tra i tre? Il gruppo più forte tra i tre, direi che la prima promozione c'era un grande gruppo, e squadra tecnicamente molto valida. La seconda promozione era un ammasso di ex calciatori. La terza, tecnicamente molto validi. Ritengo che comunque il gruppo di per sé era la prima promozione era il gruppo più forte, senza dubbio. In allenamento giocavi spesso davanti e segnavi valanghe di gol. In partita raramente superavi la metà campo, davvero nessuno ti ha mai capito? Il discorso che nessuno mi ha mai capito, devo dire che probabilmente è così.
in quanto anche quest'anno, nonostante la mia volontà, volevo fare una piccola premessa che non è una polemica, ma in estate, nonostante la mia età, sono fatto vincere il trofeo Butura, e però ho capito da subito che per il mister non c'era posto per il sottoscritto, quindi mi sono fatto da parte e, come tutta la mia carriera, faccio parte di quella categoria di giocatori che vengono ritenuti poco importanti, anche se alla fine erano quelli che conciliano col calcio. Quindi sì, in effetti sono stato poco capito, ma in ogni caso la storia dice che in 15 anni abbiamo fatto 3 promozioni, vinti 7 trofei, quindi o da giocatore o da dirigente, importante è esserci. 3 trionfi in ruoli diversi, a chi li dedichi? I 3 trionfi di solito si dedicano sempre alle persone che non ci sono più, quindi sarebbe scontato dire uno dei fondatori, il presidente Nicola Invento. Però devo dire che quest'anno mi sento di dedicare i 3 trionfi a me stesso, in quanto, essendoci sempre stato, ritengo di aver contribuito in maniera determinante al completamento della vittoria anche di sabato, dove ci siamo laureati campioni provinciali del CSI.